Orgoglio per Allier per questa seconda edizione del raduno multivocale all'Adium nella storia. Sì, esatto, siamo arrivati alla seconda edizione, partiti timidamente lo scorso anno grazie alla buona volontà e all'idea di un gruppo di persone, alla Diesi, facenti riferimento all'Associazione dei Commercianti, Artigiani e Produttori, che hanno pensato di portare ad Allier una nuova manifestazione che, insomma, ad Allier non era mai sbarcata, una rievocazione storica. Ed è nato così questo raduno multiepocale, che è stato già un successo nella sua prima edizione lo scorso anno, e quest'anno si conferma di nuovo un grande successo, sia come partecipazione, abbiamo più di 500 figuranti rappresentanti diverse epoche storiche che sfilano per le strade del paese e fanno delle dimostrazioni con duelli, tiri con l'arco e altre attività, che anche come affluenza di pubblico, quindi una manifestazione che ha la possibilità di crescere, ha delle grandi potenzialità, e chiaramente come sistema paese non faremo mancare il supporto affinché questo evento possa crescere negli anni, così da completare quella che è la proposta di ottobre del mese del comune di Allier, che è già da sempre molto nutrita. Adesso abbiamo anche questa data che si sta affermando, appunto, nella seconda domenica di ottobre, e speriamo vada avanti a lungo negli anni. Prossimo evento in programma ad Allier? Prossimo evento in programma ad Allier sarà il mercatino delle Cianfrusaglie, organizzato dall'associazione Avis, che si terrà l'ultima domenica di ottobre. Però ricordo anche il giorno prima un'iniziativa che non è propriamente un evento, ma un invito per chi vuole, insomma, dare una mano ad avere un paese più bello e più pulito, agli amici alla Diesi, il giorno 27 di ottobre, che è un sabato al mattino, faremo la giornata ecologica, dove cercheremo tutti insieme di rendere un pochino più bello il nostro paese, andando a raccogliere i rifiuti in giro per le strade, per le vie, per i boschi, e contribuendo così a una migliore immagine per tutti quelli che sono gli eventi che ci saranno in futuro. Soddisfazione per gli organizzatori per questa bellissima giornata, seconda edizione dell'Adium nella storia? Assolutamente sì, anche quest'anno il tempo è stato splendido, abbiamo avuto una giornata piena, siamo un po' provati a quest'ora, però ce l'abbiamo fatta anche quest'anno, ci sono stati tantissimi gruppi ospiti, ancora di più della scorsa edizione, addirittura 410 comparse, tutte nella splendida cornice del borgo di Allier. Come dicevo, siamo un po' provati in questo momento, quindi è difficile per noi gestire un discorso ora, però io spero che la prossima edizione sarà sempre meglio e speriamo, insomma, di rivederci il prossimo anno. Anche perché è già andata in crescendo dalla prima edizione a questa, un aumento di gruppi nuovi. Esatto, quest'anno anche dei gruppi dalla Valle d'Aosta, e quindi direi che è stata un'ottima, penso, scoperta per i gruppi ospiti e, insomma, un modo per ospitarli nel nostro piccolo, perché comunque Allier è un paese piccolo, ce l'abbiamo fatta, siamo in pochi organizzatori, ma abbiamo veramente avuto un grandissimo aiuto da parte di tantissimi amici di varie associazioni di Allier che ci hanno supportato noi come Compagnia delle Corazze, il CAP, l'Associazione dei Commercianti, e quindi il ringraziamento sarebbe talmente grande che adesso in questo momento non mi viene, ma lo so che loro lo sanno, che sono veramente dei ringraziamenti affettuosi nei loro confronti. Quindi possiamo aspettare la terza edizione? Assolutamente sì, e speriamo che il tempo ci aiuti come quest'anno. Questa seconda edizione di All'Adium nella storia è un successo? Beh, meno male, ecco, che sia un successo, nel senso, c'è molto entusiasmo da parte dei molti gruppi storici che avevano già partecipato alla prima edizione, molta soddisfazione per coloro che si sono aggiunti in questa seconda edizione, e il pubblico è presente, sembra soddisfatto, abbiamo diverse epoche rappresentate, partiamo dai Romani, i Salassi, per arrivare al Napoleonico e ci spingiamo fino agli inizi del Novecento, quindi c'è proprio la storia che passeggia e marcia in taluni casi nelle strade di Allier. Tutta Allier coinvolta con il corteo, appunto, che ha sfilato per le varie vie, e adesso qua in Piazza Castello con giochi, musica, balli.
Sì, è diciamo un programma misto perché abbiamo, come dicevi tu, delle danze, in sottofondo sentiamo le danze occitane, tra poco avremo lo scontro tra romani e galli, dopodiché avremo anche combattimenti di scherma storica, il medioevo, i napoleonici con i loro rituali, insomma tante diciamo possibilità di vedere la storia rappresentata sui cubetti. E poi ci sono stati il tiro con l'arco, il primo torneo di tiro con l'arco storico canavesano questa mattina in onore di Marco Cafasso e Marco Guzzi e anche alla memoria del vicepresidente Bozzello del gruppo del Contado del Castellamonte, recentemente anche lui purtroppo scomparso, però con questo diciamo espediente del tiro con l'arco sappiamo che sono con noi a far questa festa nella storia, con la storia. Thank you.
Due le penalizzazioni? Eh sì.